Piccolo è meglio? In certi casi sì. Benelli sfrutta il momento di gloria delle Endurine con la TRK502X, pensata per chi cerca avventura a portata di mano. Derivata dalla TRK502, la Benelli TRK502X continua a mostrare un look da dura, in proporzioni da Endurona vera. Poggiata sul cavalletto laterale, sembra una moto molto più grande dei suoi 500cc. Il serbatoio da 20 litri è imponente, così come la parte anteriore, con l'immancabile becco, il doppio faro sfuggente e il parabrezza generoso. Compaiono anche i paramani, che donano all'insieme un aspetto decisamente più adventure, così come le estese protezioni paramotore. Anche lo scarico per l'occasione corre più in alto, vicino al codone. La ruota anteriore passa dai 17 della TRK502 liscia ai 19 della X, con cerchi a raggi che calzano pneumatici Metzeler Tourans. Così la X è più bilanciata e meno nervosa della sorella normale, è svelta a scendere in piega ma nello stesso tempo più stabile. Si possono ottenere ritmi brillanti senza particolari difficoltà, supportati da sospensioni che copiano piuttosto bene, ma sono comunque tarate sul morbido. Anche per questo, se si comincia a spremere la manopola del gas senza ritegno, la TRK502X perde un bel po' della sua compostezza e consiglia, come è logico, di rientrare nei ranghi. Il bicilindrico da 47,6 cavalli ha guadagnato una bella nota di scarico grazie al giro alto della marmitta, ma mantiene la sua caratteristica pigrizia sotto i 5.000 giri. Superato questo regime le cose vanno meglio e il motorino allunga volentieri fino alla zona rossa a circa 9.000 giri. Anche se, va detto, dai 6.000 in su cominciano a comparire un po' di vibrazioni su sella, pedane e manubrio. Riviste anche le sospensioni. La forcella ha steli rovesciati da 50 mm di diametro, mentre il mono è regolabile in compressione, estensione e precarico. Il tutto per un'altezza da terra pari a 220 mm. Messe le ruote fuori strada ci si accorge di qualche limite in più. La conformazione del serbatoio non permette di stringerlo bene con le ginocchia, mentre si vorrebbe un'escursione delle sospensioni maggiore. Nonostante questo, la trazione è buona e la potenza ridotta non mette mai in difficoltà chi è alle prime armi. Apprezzabile poi il fatto di poter disattivare l'ABS sulla ruota posteriore attraverso un comodo tasto sul manubrio. Una vera manna in caso di caduta le barre paramotore, che però sono molto sporgenti. Nei passaggi più stretti può capitare di incocciare in arbusti o simili. Look da dura, prezzo per tutte le tasche. Benelli TRK502X è disponibile in bianco, nero o rosso allo stesso prezzo della normale, 5.990 euro in fase di lancio.